Mi chiamo Giulio, ho 18 anni e frequento il quinto anno dell'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei. L'indirizzo di specializzazione che ho scelto è stato appunto quello di meccanica e meccatronica e il mio obiettivo è proseguire gli studi con la facoltà di ingegneria a Modena, perché il mio sogno è quello di arrivare un giorno in Formula 1, più precisamente nella scuderia Ferrari. La mia materia preferita è matematica, ma le ore che amo di più sono quelle che trascorro in laboratorio. Questo è il laboratorio di macchine e utensili. In questo laboratorio ci sono due tipologie di macchine, macchine a controllo manuale e macchine a controllo numerico. Almeno due terzi delle ore complessive sono dedicate all'attività di laboratorio e all'interno di questi laboratori i ragazzi maturano delle competenze che permettono loro di arrivare al diploma avendo avuto già a che fare anche con delle macchine che poi troveranno all'interno del sistema aziendale. Negli ultimi anni un'altra caratteristica importante è stato il leggero aumento anche di presenza di ragazze all'interno dei nostri percorsi di studio. Da un punto di vista di rendimento scolastico, anzi le donne hanno anche dei voti un po' più alti dei maschietti. Sono Chiara, ho 27 anni. Sono cresciuta nell'azienda di famiglia. Sin da piccola giocavo davanti all'officina. Il mezzo che ho imparato a guidare dopo la bicicletta è stato il muletto e da lì il sogno di diventare ingegnere. Ho studiato qui ormai qualche anno fa e mi sono diplomata come perito meccanico. Mi sono iscritta all'Università di Cassino, alla Facoltà di Ingegneria Meccanica e mi sono laureata in triennale e successivamente l'anno scorso in magistrale. Il punto di forza della mia formazione credo che sia stato passare diverse ore nei laboratori della scuola e toccare con mano macchinari che si vedono quotidianamente nelle aziende. Il consiglio che mi sento di dare ai ragazzi che si trovano davanti alla scelta di cosa fare da grandi, bisogna avere il coraggio di non pensare che soltanto nelle grandi fabbriche ci sia uno sbocco professionale. Sostanzialmente gli sbocchi formativi possono essere tre. Uno è immediatamente spendibile sul mercato del lavoro, in particolar modo le piccole e medie aziende, ma senza trascurare anche quelle grandi, i percorsi universitari e i percorsi di istruzione tecnica superiore. 90% dei ragazzi che frequentano questi corsi al termine del percorso di studi trovano immediatamente lavoro all'interno del sistema aziendale.